Elisa Di Francesca fa qualche passo indietro e chiede scusa a Benedetta Pilato. Il suo commento all'intervista della giovane nuotatrice ha fatto scoppiare la polemica social. Davanti al sorriso della 19enne ha pronunciato affermazioni poco simpatiche, ma a qualche ora di distanza ha ammesso di aver preso il telefono per porgere le sue scuse e chiarirsi con un confronto diretto. La telefonata è arrivata dopo l'intervento di Federica Pellegrini, che sul suo profilo Instagram aveva provato a risolvere l'equivoco che si celava dietro al pensiero di Pilato. La nuotatrice aveva finito la gara con il sorriso nonostante avesse perso la medaglia di bronzo per un centesimo di secondo e si era detta contenta per il risultato raggiunto. È stata proprio l'intervista della giovanissima a far scoppiare il caos. A Pilato è scesa qualche lacrima, ma si è presentata ai microfoni con un sorriso grandissimo e la soddisfazione per essere comunque riuscita a competere testa a testa con le più grandi a soli 19 anni. Una visione che non corrisponde a quella di Di Francesca. Nel salutino Rai l'ha accusata, chiedendosi se ci fa o ci è e sorprendendosi di come un atleta possa essere contenta di finire fuori dal podio. L'intervista ha fatto il giro del web e l'ex campionessa italiana di scherma alla Press ha raccontato della telefonata avuta con Pilato. Io le cose che ho detto le ho dette in buona fede, spiegazioni devo darne solo ai diretti interessati, quindi ho parlato al telefono con Benedetta, le ho spiegato le mie ragioni che possono essere travisate perché le persone non tutte la pensano allo stesso modo. Le ho detto se ho urtato la tua sensibilità in qualche modo ti chiedo scusa. Spero di incontrarla anche dopo le gare, ho parlato anche con Malagò, sa tutto quanto e ho parlato anche con la polizia perché siamo colleghe ma siamo anche sportive. Ci capiamo.